qui Sebastiano Di Stefano, nostro compagno del Semine, che mi farà lui le domande. Abbiamo qui Kevin Turkimas, che era presente alla premiazione della FIFA World Player, dove ha incontrato dei personaggi a livello calcistico del passato e adesso risponderà ad alcune domande. Com'è stato trovarsi a tu per tu con i grandi campioni del passato? A primo impatto non mi sono reso conto di chi avevo a fianco, solo in un secondo momento, quando sono arrivato a casa, mi sono riguardato i video e ci ho pensato a chi avevo visto, chi avevo conosciuto, chi avevo fatto fare i video. Cosa rappresentano per te questi personaggi a livello calcistico internazionale? Rappresentano il massimo del calcio, non solo a me, penso a tutte le persone che seguono e amano il calcio. Parlare di Maradona, Van Basten, così sia il massimo di quello che puoi incontrare e vedere. Quali di questi calciatori prenderesti come modello? Come modello prenderei, credo, Maradona sul campo, per quanto è forte e per quello che ha fatto. Dopo la pubblicazione del video, qual è stato il feedback con amici e parenti? Tutti che mi chiedevano cosa fai lì, dove sei, tutti volevano essere lì con me o al mio posto, credo. All'inizio, quando a mezzogiorno siamo andati a mangiare in questo hotel dove c'erano tutti i giocatori, dopo che hanno fatto il torneo, ero al tavolo seduto vicino a Ranieri, di fronte avevo l'allenatore del Portogallo e ho mandato nel gruppo la sua foto per il nostro allenatore che è portoghese. E c'è un altro compagno, Ruben Piccolo, che è portoghese, mi ha chiamato 26 volte su FaceTime pretendendo che gli rispondessi e farlo salutare dall'allenatore. Tutti mi chiedono con chi ero, come mai ero lì, mi chiedono autografi, di portargli magliette, di fargli foto. E mi hanno scritto tutti, mi scrivono tutti i miei amici, tutti i miei compagni di squadra. Qual è stato il più simpatico, il più disponibile? Più simpatico. All'inizio non avevo tanto il coraggio di andare a chiedergli, faccio mio papà, cosa dici se vado lì e gli faccio dire forza Semine? Lui mi dice vai, se hai il coraggio vai. Inizialmente sono andato da Trezeguet e mi ha detto subito di sì e abbiamo fatto il video. Poi io, quando è finita la partita, che ero nello spogliatoio con mio padre, è arrivato anche Maradona, mi sono seduto a fianco a lui, gli ho chiesto se poteva farlo e mi ha detto sì, che non c'era problema e l'ha fatto. E anche Van Basten eravamo lì, dopo che hanno fatto la doccia, gli ho chiesto se poteva farmi questo favore, mi ha detto sì tranquillo, e l'ha fatto anche lui. Tutti e tre sono stati disponibili senza nessun problema, hanno fatto il video. Una volta lì, come mai hai pensato di fargli dire forza Semine? All'inizio ero lì, facevo solo qualche autografo, qualche foto, mi sono fatto firmare il pallone e una maglietta. Mandando le foto nel gruppo, i miei compagni Este, Jordan e Seba mi hanno detto fagli dire forza Semine, che è una motivazione in più per il nostro gruppo. E gli ho detto dai, ci provo, e alla fine ci sono riuscito, gli ho mandato a loro il video che tutti e tre dicevano forza Semine, ci sono rimasti proprio tutti di stucco. Abbiamo anche qui Esteban Krasnici, il capitano del Semine, che ci dirà cosa hai provato quella mattina quando Kevin ti ha mandato quel video con Maradona che diceva forza Semine. Beh, nei video inviati dal nostro amico Kevin, quello più emozionante per me, essendo milanista, è stato quello di Van Basten, che per me è un grandissimo giocatore e niente, ci ha emozionato davvero dicendo forza Semine, speriamo che ci porti fortuna quest'anno per il nostro campionato, per questo ritorno importante. E speriamo di far bene e forza Semine. Abbiamo anche qui Gianluca Cianci, che è un nostro grandissimo tifoso, che fa parte della famiglia Semine e ci segue in tutte le partite insieme a tutti gli altri nostri amici. È bello anche avere questi tifosi, perché ovunque giochiamo abbiamo sempre i nostri 50-60 amici che ci sostengono dappertutto ed è veramente bello giocare con così tanti tifosi fuori che ci guardano. A livello regionale avere questi tifosi, diciamo che il nostro 13° uomo in campo e ci carica veramente tanto. Per scaramanzia non chiedo ai miei compagni come andrà il campionato, ma lo chiedo a un tifoso. Da parte di noi tifosi, a inizio stagione eravamo un po' scettici e molto dubbiosi sul fatto che potevamo fare un'altra promozione quest'anno. Invece, arrivati a metà campionato e guardando la classifica e partita dopo partita, ora possiamo crederci e quindi puntiamo a salire. Forza Semine! Forza Semine!